Questa è la storia del mio cavallo Hus. Incontrai Hus quando avevo 12 anni. Lavorava ad una scuola di equitazione. Era un pochino diverso dagli altri cavalli. Nessuno sapeva esattamente che razza potesse essere. Prima di comprarlo, aveva bisogno di esami medici per capire se era sano al 100%. Avevano bisogno di controllare i suoi denti per capire la sua età. Nessuno sapeva dove Hus era nato e chi erano i suoi genitori. Così ora avevo un cavallo tutto per me. Non avevo ancora né una sella né le briglie, ma non mi interessava. Ero la ragazza più felice su questa terra. Costruì da sola delle briglie e cavalcavo Hus senza sella. Dopo un anno iniziai a fare competizione con Hus in tutte le discipline. Ma era molto bravo in dressage. Vinse molto. Anche quando era molto diverso dagli altri cavalli da dressage e un pochino più piccolo rispetto ai suoi colleghi. In soli 2 anni questo piccolo fjord riuscì a raggiungere il livello nazionale più alto di dressage in Olanda. Ma Hus si ammalò. Aveva un tumore alla testa e doveva essere operato. Ma Hus era in buone mani e l'operazione andò molto bene. Si riprese al 100%. Iniziai a cavalcare Hus ancora una volta. Hus diventò il primo fjord in Olanda nella categoria subtop di dressage. Stava raccogliendo moltissimi fans. E anche un suo programma su internet, Hus TV. Io iniziai a fare la modella. Anche lui diventò un modello. Hus e io eravamo richiesti per fare shows negli eventi equestri.
siamo esibiti anche nella World Cup Dressage. Nel mio libro racconto la storia della mia vita con Huss. Disegnai me stessa e Huss come personaggi dei cartoni animati. Questa era Yolanda Adler. Ti ho raccontato la mia storia e quella del mio cavallo Huss.